ragazzi, ciao! Benvenuti in questo nuovo video. Siamo anche oggi alla ricerca di Pokémon. Oggi ci muoviamo in macchina. Ci muoviamo in macchina perché è troppo caldo. Non perché stiamo andando in un posto lontano, ma perché c'è troppo caldo. Esatto, è infattibile andare a piedi oggi, ragazzi. Non me la sento guardate proprio. Guardate Steph come guida! Guardate scalzo io. Non è vero, non però è vero. Vorrei far vedere sui pidoni. Sto guidando scalzo, io non vorrei dire, ma non si fa. Con le ciabattine è scomodo, non è colpa mia. Comunque andiamo in un parco gigantesco oggi. È un posto davvero bello, soprattutto c'è tanta ombra, quindi... Che si chiama? Diciamo anche i nomi dei posti. Va bene. Monte Orpino, ho detto bene, Monte Orpino. Non piaceva a nessuno, non interessava a nessuno. Comunque oggi vi mostriamo un bel po' di cose del gioco che abbiamo scoperto. Abbiamo nerdato un sacco ieri, io ho camminato non so quanto. Sì. Davvero sì, tantissimo. Sì, non è mai uscito così tanto in vita tua. Non c'è bisogno di dirlo, questo, non c'è sì. bisogno di dirlo. È un bel evento. E vi mostreremo un sacco di cose fighe del gioco, che è davvero bello. Non voglio investire questo tizio. Io sto andando un po' a casaccio perché non mi ricordo la strada migliore per arrivare lì. Ok. Tu te la ricordi? Da qua no, sto cercando no. di fare mente locale, ma proprio zero. Secondo me devi andare dritto. Aia, hanno rischiato di fare incidente? Ragazza, guardate gli incidenti. Oh mio Dio, questi si toccano adesso. Rissa. Siamo finalmente arrivati, oggi abbiamo compagnia. Ciao Ale, ciao. Sì, dobbiamo formare una squadra formidabile di Pokémon. Ci sono due palestre, perché anche qua davanti, che ancora non si vede, c'è una chiesa gigante. Dietro cosa c'è? Dietro è nel nulla, ma io non continuo a non capire perché ci sono palestre in ogni chiesa. Questa cosa è inspiegabile. Però dobbiamo conquistare tutte le chiese di Cagliari. Secondo me è come ci hanno detto nei commenti, è per, capito, convincere i giovani, per portare i giovani ad andare in chiesa. Potrebbe aver senso. Comunque siamo vicini, faccio vedere un pochettino. Siamo vicini, proviamo a battere quella palestra perché così la conquistiamo noi, è una figata. Abbiamo scoperto finalmente come si esatto, combatte esattamente. Perché l'altra volta non l'abbiamo capito. Non è colpa nostra, ok? Fai vedere la chiesa che si inizia a vedere. Fai vedere la chiesa, oh, E questa è gigante rispetto all'altra, esatto, almeno questa esatto. è bella. Magari entriamo 5 minutini, va no, bene? No, non penso si possa riprendere in chiesa, non penso si possa riprendere. Vabbè, ma facciamo così, diamo il buon esempio. Delle palestre di Pokémon, che l'altra volta non abbiamo capito nulla, quindi sì, spiega. Sì, esatto, praticamente non è che si batte la palestra per una medaglia come il classico Pokémon, no, qua si batte la palestra e si conquista la palestra. Praticamente si mettono i propri Pokémon a difenderla. E se si passa una giornata intera difendendola si guadagnano dei punti, esatto. ovvero i soldi del gioco. Quindi dovremmo riuscire a conquistarla e metterci qualcosa di forte a difenderla. Così saremo i capi palestra della chiesa di non so che chiesa sia. Di Monte Orpino. Che ignoranti. Guardate la chiesa com'è grande. Guardate la chiesa, enorme, enorme. Puoi schivare gli attacchi nella... Sì, me l'hanno detto. Mi hanno detto anche che si possono schivare gli attacchi. Cioè, il colpo base, schivare gli attacchi è un colpo speciale che si carica combattendo per un sacco a quanto pare. Quindi siamo fighissimo, prontissimi fighissimo. E credo che il gioco sia totalmente crashato. Benissimo. Guardate la chiesa quanto è grande. Guarda la ripresa come devo fare gigante. E diventerà nostra perché la stiamo per conquistare. Per fortuna non c'è nessuno davanti, possiamo stare tranquilli stavolta. Esatto. Guarda, okay. C'è soltanto questa schiappettina, ha soltanto un Ekans, questo qua lo spacchiamo in due. Conquistatelo insieme. Allora. Il mio telefono non regge Pokémon, quindi non chi, posso chi provare usare? La brezza usiamo questo, abbiamo trovato questo scimpanzé che è fortissimo. Primeape. No, ma possiamo usarli tutti e sei. Allora andiamo così, spacchiamo la faccia. Allora, guarda il combattimento okay, adesso. Sì, lo voglio vedere perché l'altra volta non ho capito nulla. Ti devi muovere un po' perché c'è la musichetta. Balliamo tutti. Allora, noi tipo okay. dobbiamo schivare. Ok, mangiare le schivate. Come si schiva? Sei un po' scarso, sei un po' scarso. Come funziona? Io attacco e basta, scusatemi. Tecnicamente dovresti poter schivare. Non ti avevo ancora provato a schivare, quindi non so come funziona. Vedi però in alto a sinistra stiamo caricando una barra. Se la carichi intera puoi usare il colpo speciale. Perfetto. Tipo così. Vedi? Guardami. Stiamo combattendo insieme, Sergio. State combattendo insieme? Ci sei anche tu. Che figata! Oh mio Dio. Si può attaccare in contemporanea la stessa cosa, è fantastico. L'abbiamo conquistata? L'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta? Sì, stiamo urlando tantissimo dentro la chiesa. No, stai urlando solo fantastico, tu. Fantastico, un momento di... Io sto cercando di parlare a voce bassa perché devi avere il rispetto, non urlare. Infatti no, io ho il rispetto. Tu stai urlando, okay, no, non allora, è chiesa di Santa Caterina, chiesa livello Santa palestra Vedi, 1. Adesso, grazie a Pokémon noi conosciamo anche i nomi delle chiese. Esatto. Guarda. E ora meglio mettiamo un nostro Pokémon a difendere. Io ti direi che possiamo mettere... Qualcuno di forte, Dodrio 271 Dodrio, sì, PL, sì, che poi non sono i punti vita questi, sono i punti potenza. Ah, lo sapevo. Io ho sbagliato, l'ho detto un sacco di volte. Sei sicuro di volerlo assegnare? Sì. Adesso vi faccio vedere, ritornando, ci siamo noi, Steph 2317 con Ale? Dodrio.
Adesso oh, compare, adesso compare anche fai lui. Fai vedere anche Ale, voglio vedere che abbiamo conquistato la palestra di Santa Caterina. Metti qualcosa di forte, che sennò... Vai, gli vai. Gli non me li fa mettere. Ok. Guardate adesso, c'è lui, Ale, e poi ci sono e noi. Io. Bellissimo, conquistata. La nostra prima palestra. Ce l'abbiamo fatta. Speriamo di riuscire a difenderla. Allora. Praticamente adesso, lo spiego. Sì, bravo. Se arriviamo a mezzanotte che nessuno ci batte i nostri Pokémon, prendiamo un bonus. E più giorni passano, più bonus prendiamo. Quindi esatto. Dobbiamo sperare che nessuno venga. Se vediamo qualcuno che sta giocando al gioco e si avvicina qua, lo prendiamo a papina, lo facciamo scappare. Lo prendo a colpi, dai. Lo seguito correndo. Perfetto, okay, possiamo ci siamo, continuare? Ce ne andiamo in una parte del parco così facciamo vedere un po' di cose. Una cosa la faccio vedere mentre camminiamo, okay. Perché è una cosa che si basa appunto sul camminare. Praticamente ci sono le uova da schiudere, esatto, vedete? Non ne abbiamo parlato perché nel primo episodio non avevamo ancora capito nulla. Esatto. Bene o male è stato quello. Ne abbiamo 9, bisogna metterli dentro questi recipienti. In questo momento ne abbiamo 2 e bisogna camminare per 5 km a piedi. Auguri. Per sbloccare le uova. Dentro le uova sembra che si possa trovare qualsiasi Pokémon. 5, io 10. Lui ne deve fare 10 di chilometri. Complimenti. Sarà divertente. Guarda che carina questa zona. Fai vedere qua, guarda, è bellino. Ma la parte più carina. Questo forse è il tennis club, lo sai? Credo sì, che sia l'entrata del tennis dobbiamo club. Dobbiamo andare anche al tennis club. Ci vogliamo iscrivere a fare tennis. Sì, anche se lei è una pera. Tu sei una pera. Non so cosa si vede da qua. C'è la salita, ce l'ha. No. Aiuto. Questo è il momento peggiore. C'è la salita. Ci sono anche un sacco di bambini che giocano ai giochi. Ci mettiamo assieme a loro a saltare ovunque. Li mandiamo via e prendiamo i giochi perché ci voglio giocare io, okay? Ecco qua, va bene, okay. Va bene, va bene. Io sto controllando se qua ci sono altri Pokémon. Ma è una delusione. Per essere un parco pieno di natura non vabbè, ci sono due palestre che pretendi, anche pure... La so, però non ci sono Pokémon fighi. Io pensavo che qua avremmo trovato qualcosa di molto figo. Mm-hmm. Però dovremmo provare ad andare tutto su, perché è una specie di montagna, una collina, monte facciamo. Monte Urpinu, è un monte, cioè... Sì, ma è un monte piccolo, no, chiariamoci, non è un monte è altissimo. È un monte gigante, se quindi la piccola è la parte in cui... Scaliamo la montagna, non è vero. Che poi si crepa. Poi forse ti raggiungiamo in macchina. Oh, 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 punto di interesse. Sì. Murales Monte Urpinu. È questo qua, questo qui. Corri, 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 corri. Andiamo. Ma vuoi pure correre? Guardatela che corre. Guardatela che corre. È già stanco. È questo qua. Facciamolo vedere. Bello, bello. Murales. Ci ha dato 3 Pokéball, quindi non lo criticare. Bello. Bello, molto bello. Sì. A me no. Okay, andiamo, qua c'è l'entrata. Buongiorno. Ciao. Catturiamo anche l'aria. Mi fanno troppa paura. Vieni. Ciao, bella. Guarda che ti becca, ci stanno guardando malissimo. Sì, il parco è pieno di occhi, guardate. Bello, guardate come è pieno di occhi. Adesso ti salta in testa e ti toglie tutti i capelli. È carinissimo. Allora, fai vedere un pochettino la zona, perché qua è bellissimo, c'è anche molta calma, vabbè, amore. Questa è la zona parco giochi per bambini, alla fine. Esatto. Bello. Dovremmo andare in qualche zona un po' più verde. Qua rimbombiamo, c'è talmente tanto silenzio che se parliamo a volume parlo alto. Parlo voce bassa, infatti. Rimbombiamo, si sente tutto il parco. Ci stanno già guardando tutti malissimo. Però guarda che poi vede davanti, che bello. Andiamo al laghetto, andiamo in qualche laghetto. Oh, sì. Da qua si può scendere, mi sa. Buttiamo qua dove c'è l'acqua, proprio sdraiato. Ci buttiamo. Farebbe piacere. Dove c'è l'acqua, perché è troppo caldo. In questo momento farebbe molto piacere. Guarda qua. Sono un sacco di piccoletti, stavo per cadere. Stavo sbandando. Balla, sì, c'è gente che balla, andiamo a disturbarli. E quelli strani siamo noi. Posso andare a ballare assieme a loro? No, non puoi. Dai, vado. Faccio scusi. Ridico. Posso ballare anche io? C'è un gatto selvatico e non è un Pokémon. Lo vedi il Pokémon? Dai, il Pokémon. Il gatto, lo vedi? Andiamo dal gatto. Andiamo, guarda andiamo. Che bellino che è. Tanto ne abbiamo importunato uno anche nell'altro video, andiamo anche in questo. Ciao. Ciao gatto. Guarda, voleva scappare. Ragazzi, arrivo. È scappato mia mamma. Mi ha abbandonato. Siamo seduti finalmente. Ah, finalmente. C'è anche siamo un po' di ombra. Sedati. Abbiamo trovato il laghetto finalmente, guardate. Non so se si sente questo rumore di ruscello, ma è rilassantissimo. Eh sì, c'è il ruscellino là. È super rilassante. Guardate le occhiette che si possono buttare in acqua, guarda. Sto per imitare. Nessuno ti obbliga a non farlo, vai. Vai, liberati. Sì, poi mi viene la malaria, capito? Simili. Allora, facciamo vedere un pochettino. Allora, prima di tutto in questa zona possiamo riuscire a trovare un Ponita. È l'evoluzione di Zubat, che non mi ricordo mai come si chiama. Quindi
se riusciamo a prendere questi due è una figata perché sono entrambi belli. Poi volevo far vedere un po' di cose. Oltre alle uova, che facciamo? Vediamo come siamo messi con le uova. Ok. Siamo a 2,5 km su 5. Magari oggi ce la facciamo. Non lo so, sarà faticoso. Ci proviamo. Sono curioso di vedere cosa troviamo. Lui ha trovato Bulbasaur dentro l'uovo, quindi non ci parlo più con lui perché è troppo fortunato. Esatto, abbiamo litigato. Lo voglio io Bulbasaur. Cos'era? Con i pavoni. Io ci non, stanno urlando cosa? Non so se si sente, cazzo, ma intanto ci sono urli improponibili di animali. Sono i pavoni. Sembra di stare in una giungla. Secondo me è la stagione degli amori dei pavoni, quindi stanno cercando fidanzato. Guardatemi i pavoni allora. Okay, e poi volevamo far vedere un po' i Pokémon che abbiamo. Allora, Machop, Staryu che abbiamo appena trovato nel marciapiede, perché è un Pokémon d'acqua nel marciapiede. Mi sembra Diglett, Zubat, Geodud, Nidoran che è troppo bellino, Ekans, Rattata che non può mai mancare. Growlithe che è davvero bello, questo guardalo che bello, eh? E lui è figo. Sì, è bellissimo. Guardalo come è felice, è tutto fiero. Lo possiamo anche potenziare parecchio, nel caso lo faremo. Poi abbiamo Doduo che è troppo bellino. Lui è troppo carino. È carinissimo, è carinissimo. E lo troviamo qua in giro, assieme ai pavoni, lo troviamo. uguale a loro. E poi il più bello di tutti, ci ho messo una cosa come 40 minuti a prenderlo, Vulpix. Poi guarda, questo è quello che abbiamo messo a difendere la palestra, che è l'evoluzione di quello bellissimo, di prima. Bellissimo, bellissimo. Con tre teste è troppo cattivo, troppo figo. E poi lui. Lui, ti giuro che non mi ricordo quando l'ho preso, sinceramente. Io non so quando l'ho preso, Marowak, così. Bello, bello. Però è forte, questo è cattivo, tira le ossa. Quello che abbiamo usato per conquistare la palestra. Poi abbiamo lo scimmione. Bellissimo. Che è cattivo come non so che cosa, prende a pugni tutto. E infine l'unico degno di nota, vabbè, Abra che è rarissimo, forse uno dei più rari, non so neanche io perché l'ho preso. E poi c'è pure lui, il rinoceronte gigante, che questo è bello forte perché ha un sacco di vita, spacca bene, ti prende e ti spacca la faccia, lui è cattivo, se lo guardi male ti spacca in due. Ok, per questo video ci fermiamo così, guarda, stiamo in mezzo alle anatrine, si vedono anche i pesci, non so se si vedono nell'acqua. Non lo so. Sono tantissimi. Prossimo episodio, là, dobbiamo cercare di schiudere le uova e dobbiamo cercare di trovare Ponita, perché Ponita è troppo carino, ci dobbiamo riuscire, quindi esploreremo tutta questa zona adesso, non so quanto sarà tosta, c'è un caldo incredibile, ma non ci proviamo. Vede, non si vede che c'è caldo. Sto sudando tantissimo, ci buttiamo, ma io vado. Ciao, ciao. Al prossimo video, ragazzi. Ciao, ciao.